Lorenzo Blengini, benvenuto a Civitanova, lo dicono anche i cartelli all'uscita dell'autostrada, ti aspettavi un'accoglienza simile? Devo essere sincero, intanto è bentornato e questo mi fa molto piacere. E devo essere sincero, no, anche se in questa fase qua molte cose sono inaspettate perché chiaramente rimanendo lontani dall'Italia non sapevamo bene che cosa ci avrebbe aspettato e siamo, insomma, fa molto piacere. Tuffandoci nel mondo Lube, sapevi già dell'infortunio di Christensen o sei stato avvisato strada No, facendo no, nel no, ritorno da Rio? ho saputo tutto, non solo questo, progressivamente sono rimasto come sempre, sempre in contatto con il mio staff, con il direttore quasi quotidianamente, e chiaramente questo è un tema che poi si è sviluppato in realtà successivamente al ritorno dalle Olimpiadi perché l'infortunio occorso al ragazzo è stato durante, quindi non è stata una cosa della quale abbiamo discusso e dibattuto durante i giochi. Per quanto riguarda la cucina in Lube, siamo quasi a metà del guado, tra poco meno di 3 settimane inizia la Supercoppa italiana. Come procederà ora il programma anche con l'arrivo di voi reduci da Rio? Ma procede secondo il progetto che tiene conto di un diverso punto di partenza di coloro che hanno iniziato l'8 di agosto rispetto a coloro che si inseriscono in questo momento e quindi è per usare un gergo più semplice, più comprensibile, un cercare di aumentare progressivamente la velocità di crociera mano a mano che ci si avvicina al primo importante obiettivo stagionale che è questa Supercoppa. Il 24 e il 25 di settembre a Modena, la quale, come è ovvio e giusto che sia, è doveroso che sia, teniamo molto. Non è bello piangersi addosso, però sappiamo perfettamente che il recupero di Christensen appare difficile per la Supercoppa italiana. Ma questo senz'altro, ma io credo che questo non debba rappresentare un tema, nel senso che questa è una squadra costruita con un'idea precisa, non solo nei 6-7 giocatori che con più regolarità compongono sestetto base, ma anche in quelle che normalmente vengono chiamate alternative, che qua sono poco alternative, sono giocatori di qualità che garantiscono una qualità proprio anche in queste situazioni dove magari chi sulla carta è il titolare ha un problema o semplicemente non gioca bene perché le squadre ambiziose, le squadre che hanno come obiettivo il raggiungimento di certi risultati, chiaramente si strutturano anche per ovviare a questi problemi e noi siamo strutturati molto bene in questo senso. Ultima.